Abbiamo un problema. Il Monte Miletto è questo qua dietro di me. Lo so che non lo vedete perché non si vede. C'è una nebbia incredibile, ma al tempo il meteo portava soleggiato per oggi. Ragazzi, ricordate che in montagna la prudenza è la prima regola, ragion per cui abbiamo deciso di non scalare il Miletto. E questo è il famoso ponte tibetano. Lo percorriamo tutto quanto. Piccolo consiglio, se venite quando piove come noi, cioè se siete pazzi, attenzione perché si scivola. Comunque il Monte Miletto ce lo leghiamo al dito. Torniamo a farlo. Riusciranno i nostri eroi a scalare il Monte Miletto today? Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Davide e oggi sono in strada. Se ricordate, un po' di mesi fa abbiamo provato a scalare il Monte Miletto, ma non ci siamo riusciti e quindi siamo andati sul ponte tibetano. Vi lascio il link al video qua in alto. Bene, oggi ci riproviamo. Purtroppo anche in questo video Vincenzo non è con me perché è a Pisa e vedrete a breve anche il suo vlog. Ragazzi, eccoci arrivati qui a Campidello. Se vi ricordate, l'ultima volta ero proprio uscito da questo bar qua alle mie spalle e vi ho mostrato il Monte Miletto che non si vedeva perché c'erano le nuvole. Invece ora la situazione è questa. In realtà, questi urlano, in realtà il meteo non promette bene per oggi, però al momento la situazione sembra tranquilla e quindi penso che proveremo la scalata. Ok ragazzi, siamo pronti, stiamo per iniziare la scalata. Abbiamo posato tutto il superfluo in auto e ci siamo tenuti leggeri perché contiamo di riscendere in giornata. Monte Miletto, stiamo arrivando. Qua la cosa bella è che fa freddo qua, finalmente fa freddo. A Napoli faceva un caldo tremendo, ragazzi. Che bello essere qui. Avete visto il percorso che stiamo seguendo, giusto? Sì, l'ho visto, è quello giusto. Sì, sì, allora, vediamo, ragazzi, vediamo. Ci siamo affidati a un sito web, ecco, anche può tornare utile pure come lezione. Ci siamo affidati a un sito web che ci indicava la strada e diceva di salire lungo le pendici di questa pista da sci. Fino abbiamo visto la traccia GPS, abbiamo totalmente sbagliato strada. Gli altri sono ignari di tutto e continuano a salire perché ora ci stiamo orientando utilizzando il GPS per ritrovare appunto il sentiero CAI. Guardate, l'ignari di tutto, però noi abbiamo detto che stiamo andando bene perché alla fine stiamo andando abbastanza bene. Sì, esattamente. Perché noi siamo il puntino blu e continuando su questo crinale dovremmo arrivare qui, sulla linea blu che poi ci porterà al Monte Miletto. Cioè, ci siamo quasi, stiamo solo tagliando in mezzo ai due percorsi disponibili, però è fattibile, cioè si può salire tranquillamente. Sì, di fatto stiamo tagliando ma facendo una strada più ripida. Esatto. Bene. Questo loro lo sapranno solo nel video. Ragazzi, causa maltempo, anche questa volta il Miletto non si è fatto scalare. Ci riproviamo domani mattina però, perché questa volta dormiamo qua. Abbiamo preso la seggiovia e stiamo scappando perché sta venendo proprio di nuvole. Stiamo entrando nelle nuvole e siamo seduti su questa seggiovia appesi.
Ragazzi, se ricordate il video precedente, quando abbiamo fallito la scalata al Miletto, siamo venuti alla cascata Rio. Raga, ma è una gioia. La cascata è secca. Pure il ruscello, se ricordate, qua c'era tutto il fiume. Si è seccato tutto. Mai una gioia. Ma domani tanto riproviamo a scalare il Miletto. Grazie. Raga, si è seccata la cascata. Oh no, che palle. No. Si sono fatti la cascata. Si sono fatti la cascata. Come? Ma si vede già da qui? Sì. Déjà vu. Ponte tibetano, ragazzi. Tra l'altro sotto la pioggia. Cade a terra. Ok ragazzi, buongiorno. Abbiamo smontato le tende, abbiamo sistemato tutto e ora stiamo per riprovare la scalata al Monte Miletto. Questa volta il tempo è buono, non tira vento, non ci sono nuvole in vista e in più saliremo con la seggiovia fino ai tre quarti della scalata in modo tale da agevolarci non poco. Tanto là vedo merda. Mamma, è ovunque, c'è una montagna di merda. Ok ragazzi, siamo saliti sulla seggiovia un'altra volta fin sul Colle Caprio e ora ci apprestiamo a fare colazione e a salire sul Miletto. Guardate io come sto. Mi chiederete perché? Provate a indovinarlo nei commenti. Ok, dopo una veloce pausa colazione siamo pronti per ripartire per la scalata. Se state pensando che abbiamo imbroiato a salire fin qua su con la seggiovia, va detto che noi ieri ci siamo ammazzati per arrivare fin qui a piedi. Quindi è una sorta di checkpoint per noi. Andiamo. Ragazzi, siamo arrivati finalmente alla vetta del Monte Miletto. È stata una scalata durissima, veramente difficile. La sconsiglio a chi soffre di vertigini o a chi non è allenato tipo me, perché rischiate di sputare un polmone, sul serio. È veramente una scalata di quelle toste proprio, molto più difficile rispetto per esempio al Monte Molare, del quale vi lascio la scheda quassù, non so da che lato sarà, però la vista merita. Raga, qui intanto stiamo cercando di fare il pezzotto del Cristo Redentore.
Ok ragazzi, questa avventura si conclude qui. Abbiamo scalato il Monte Miletto. Che dire, in conclusione è veramente una scalata impegnativa, sicuramente il trekking più impegnativo che io abbia mai fatto. Se volete farlo vi consiglio caldamente di partire da Campidello Matese. Se non siete allenati è già distruttivo e massacrante partire dal Colle di Caprio, quindi non pensate nemmeno di partire direttamente da Campidello a piedi perché vi ammazzate. Per questo video è tutto ragazzi, se vi va di supportarci, un piccolo click per voi fa una grande differenza per noi, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, mettete un bel like a questo video e soprattutto seguiteci sui nostri social. E va bene così, dai, ciao ragazzi, vi salutiamo dalla seggiovia più bella del mondo, ciao! Ragazzi, acqua fra sassi, per chi se la fa in mezzo ai sassi.